Oggi prepariamo la pasta con fiori di zucca e zucchina. Ho preso una zucchina gialla oggi. Allora, questa è lo zucchero. Allora, questa l'ho già lavata, come anche un friggitello e i fiori di zucca. I fiori di zucca andiamo a togliere la base sotto, le escrescenze in fondo alla corolla e poi all'interno il pistillo con il polline. Dopodiché andiamo a sciacquarli sotto acqua corrente. Fatto questo, li mettiamo un attimo da parte e passiamo a tagliare il friggitello e la zucchina. Al friggitello togliamo il picciolo, i filamenti all'interno bianchi e tutti i semini. E poi lo tagliamo a listarelle. Se non avete il friggitello potete usare un pezzettino di peperone o anche non metterlo, come preferite. E poi la zucchina. Togliamo l'estremità. La tagliamo prima a metà e poi in quarti, così la facciamo a dadini. Prendiamo una padella in cui ho già messo l'olio con delle spezie. Ho messo pepe, un pochino di timo, curcuma, zenzero in polvere, paprika e peperone dolce in polvere. Andiamo a scaldare l'olio e cuociamo inizialmente le zucchine e peperoni. Diamo una girata all'olio con le spezie e mettiamo le nostre verdure e le facciamo rosolare. Nel frattempo riempiamo una casseruola con acqua, la portiamo a ebollizione e poi la saliamo. Intanto che le verdure cuociono, tagliamo anche i nostri fiori di zucca. Va bene a pezzi grandi. I fiori di zucca poi li mettiamo verso la fine perché hanno bisogno di pochi minuti di cottura. Aggiungiamo i fiori di zucca. Concludiamo la cottura. Dopo un paio di minuti che abbiamo cotto i nostri fiori di zucca, abbassiamo a fuoco minimo e andiamo a cuocere la pasta. Per due persone 160 grammi circa, se mantenete gli 80 grammi a testa. Cuociamo la pasta. Io ho scelto degli elicoidali questa volta, che sono dei rigatoni lunghi, e aspettiamo che cuocia, così poi li saltiamo insieme alle verdure. Le verdure le continuiamo a tenere a fuoco basso. Scoliamo la pasta, normalmente la faccio cuocere un minuto meno di quello che è indicato sulla confezione, e la saltiamo con le verdure. Se volete a questo punto potreste anche aggiungere un pizzico di zafferano, ma va bene anche così. Pronta! Ed ecco pronta la nostra pasta con zucchine gialle e fiori di zucca. Un primo vegano, senza nickel, senza istamina e se usate pasta gluten free anche per chi è celiaco. Un piatto dai colori estivi. Questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, ci vediamo alla prossima e ciao!